piccola modifica al programma, inizieremo da te, Arlind. Stesso movimento per primo dei tre duetti concertanti per sassofono. Repertorio originale per sassofono del periodo dell'Ottocento, Verdi, un compositore tedesco. Questo qua è il terzo movimento di uno dei tre duetti concertanti, opera 13. Non so, sei giovanissimo, che anni hai? 23. Fai conservatorio? Sì. Che anno sei? L'ultimo anno per Vienna. Studi sassofono? Sì. Conservatorio. Io ti dico le tagliare. Un applauso, complimenti, un applausissimo. Riconosciuto come lo strumento del jazz, no? Che ha dato vita al jazz, che ha dato vita al periodo moderno, quando in realtà nel periodo dell'Ottocento il sassofono veniva molto valorizzato di più dal punto di vista nobiliare, quindi molti mecenati commissionavano dei compositori o degli operisti minori delle opere, degli studi per sassofono. Quindi il repertorio che avete ascoltato adesso è un repertorio originale. Adesso passeremo su quello che era incentrato questo concerto, sulla varietà del sassofono, ossia la versatilità, la tecnica, il modo di inserirsi in tanti generi diversi, perché come da
ascoltato adesso nel repertorio originale, il virtuosismo di quel periodo era povero, ma come avete ascoltato era ricco di frequenze. Ora ascolterete come il sassofono si può versare in altri generi che non sono originali. Tra questo Bach, e poi ascolterete anche la fantasia su Paperi di Siviglia di Rossini. In questi aspetti viene messa la capacità interpretativa di Bach nel sassofono, perché la cosa bella di Bach è che può essere eseguita con qualsiasi tipologia di strumento, non importa se sia originale o meno. E nel Barbiere di Siviglia potete vedere la diversità timbrica, la dinamica, la velocità, tante cose che il sassofono riesce a fare in modo abbastanza facile. Adesso mentre l'uso cambia strumento. Vabbè, adesso seguiremo una delle invenzioni a due voci di Bach, che è la invenzione 14. Mi raccomando, non fare rumori dietro. È molto deconcentrante, perché noi seguiamo il ritmo mentale, per cui sentirsi voce è qualcosa che ci risuona in mente è abbastanza difficile. Thank you.
Thank you.
un pezzo difficile per la recitazione. Certo. Come fiato, però. Volete prendere i fiati, facciamo suonare il saltino e poi veniamo con il tango? No, abbiamo un ultimo pezzo. Se no, abbiamo il tango, vediamo. Continuiamo diretti? Sì, c'è un piccolo cambio, non so. Grazie. C'è un piccolo grande cambio. Ma sarà un brevetto nazionale, ricordate. Dice. Inventato da me. Cos'è questo cambio? L'ultimo pezzo che sentiamo sarà un pezzo originale del sassofono. Il concerto era passato dal 700 al 700 poi ci siamo arrivati al 800 con Rossini sì, adesso guardate siamo arrivati al 1900 è una danza originale è un autore del 72 quindi... silenzio in aula sì. Sassofoni che hanno estensioni ancora più alte, quello del sopranino, dei sassofoni che hanno anche addirittura delle tonalità diverse, per cui anche tonalità in do e in fa che sono state abbastanza, diciamo, abbandonate nel tempo, anche se qualcosa ancora resiste, e dei sassofoni che, ancora più grandi del baritono, chiaramente fanno note sempre più basse. Tra l'altro abbiamo il sassofono basso e il sassofono contrabbasso, mi pare ancora un altro membro che è insuonabile e intrasportabile. Torniamo sempre al discorso di quello che, su cui basiamo questo concetto, che il sassofono non è solo un genere, il sassofono ha tante qualità, ha tanti aspetti, ha tante cose che sono state migrate, l'hanno appreso da tanti strumenti, chi l'ha inventato, sax appunto, chi l'ha inventato l'ha preso da tanti strumenti, però il suo obiettivo era creare qualcosa di originale, qualcosa di cambiabile. Tra l'altro, a proposito di Adolf Sax, dell'inventore, nella classificazione degli strumenti risulta essere un legno, quindi stranamente perché ha il corpo metallico, però Adolf Sax, che lo inventò, diciamo, imitando il clarinetto, gli oboi, eccetera, aveva fatto i primi prototipi in legno e il suono comunque del sassofono rimane un suono tipico più dei legni che non degli ottoni. Per un discorso, diciamo, adesso mi ascolteremo l'ultimo pezzo, qui ringraziamo che avevamo buone teste, ed è una danza latinoamericana, la prima danza autonoma in Buenos Aires, è un tango molto sostituito al solito, ascolterò tantissime sfumature. Buon ascolto, grazie. Thank you.
Grazie.